Buongiorno amici, oggi vi facciamo vedere come si monta l'arco della floss. L'arco della floss è formato da tre confezioni. Questa grossa, dove contiene la base di marmo, molto pesante, siamo oltre i 60 kg. Questa qua intermedia, con la forma rettangolare dove c'è il diffusore, il cappello. E questa scatola rettangolare lunga dove ci sono le tre parti dell'arco. Ora andiamo ad aprirle insieme. La prima operazione è aprire la scatola facendo molta attenzione a non rovinare la base in mano. Ecco qua, tolte tutte le graffette. All'interno troviamo queste istruzioni che anche sono la garanzia che questa si tratta di una lampada ad arco originale floss. E qui comincia a spiegare come fare ad aprire la confezione, perché anche questo non è una cosa semplice. Dice di capovolgere l'imballo senza togliere le protezioni interne. Ok, capovolgiamo, aspetta. Pesa 65 kg, attenzione alla schiena. A questo punto bisogna sfilare senza togliere il polistirolo. Ritorniamo, più da una parte. Eccoci qua. Okay. Il buco deve rimanere nella parte alta. Ecco, ora Alice sta aprendo la scatola con la cupola all'interno. Prima parte. Certificati di garanzia e cupolino traforato. All'interno dovete trovare queste cose. Questo è il certificato di garanzia scritto in tutte le lingue, con le istruzioni per il montaggio. Ora andremo ad aprire l'ultima confezione e poi vi faremo vedere tutte queste operazioni per il montaggio. Ora apriamo la confezione dell'arco vero e proprio. Altre garanzie. Eccolo qui. Non vi spaventate a vedere tutti questi pezzi, ma intanto sono tutti uniti. Li assembliamo tra un attimo. Ok, adesso la prima cosa è quella di aprire la prima parte dell'asta. Come vedete qua c'è un foro con questa rondella filettata. Questa sarebbe il fissaggio alla base di marmo. Adesso io la svito. Ok, questo oggetto qui lo andremo a infilare all'interno del foro, qua dentro il foro della base di marmo. Vedete che qua in fondo c'è quel buchino lì. Questo foro qui bisogna cercare di infilarlo aiutandosi magari con due mani. Aspetta, siamo più comodi. Ecco qua, infilato dentro. Poi, con un cacciavite a croce, bisogna andarlo a posizionare in modo che prenda la vite sul fondo. Eccolo qui. E adesso lo andiamo a posizionare. Dovete tenere con due dita nel foro
quella vite che ho appena messo, quella rondella filettata. Dovete andarla a piazzare e poi, tenendo con due dita e col cacciavite, andate ad invitare fino a quando non sentite che ha preso bene e lo stringete. Ecco qui, a questo punto la prima parte dell'asta è montata. Poi la seconda funziona così, in vicino c'è questa parte conica che andrà ad infilarsi. Allora, la parte conica deve andare dietro. Facciamo. Dobbiamo infilarla dritta e dovete sentire proprio un clac. Eccolo qua. È entrata dentro. Tiratela da sotto il cavo in modo da farla entrare bene. E adesso proseguiamo. Adesso andiamo con la parte intermedia. E questa zona di arco ha questi due dentini. Vedete queste viti messe in questa posizione? Ce ne sono tre. Una, due e tre. Sono praticamente i fermi che servono a far diventare la lampada più lunga o più corta, più alta o più bassa. Quindi nella prima posizione abbiamo un'altezza della cupola che è di 1,51 m e nell'ultima di 1,85 m da terra. Adesso la vado a posizionare nella posizione intermedia. Dovete verificare che sia ben fermo. Il filo a questo punto è molle, ma lo dovremo andare a tirare dal basso. Prima qui e poi là sotto. Ecco qua. Mentre l'ultima parte ha soltanto una sedia di fissaggio. Eccolo qui, sempre col filo molle, ma da dietro si tira e lo si fa rimanere all'interno di questo intero. A questo punto andiamo a mettere la cupola. Spostiamo per ragioni di luce questo pannello. Dobbiamo dapprima svitare questa ghiera. Eccola qui. Poi la cupola la andiamo a posizionare provvisoriamente così e andiamo di nuovo a rinvitare la ghiera. Troverete dei feltrini dove la cupola andrà ad adagiarsi. Perché la cupola poi può basculare in questo modo. A questo punto vi spieghiamo anche la differenza delle lampadine che si possono montare nell'arco. Fondamentalmente due tipi di lampadine, la lampadina a cupola argentata e la lampadina a sfera. Vediamo le due differenze. Allora, questa è la lampadina a cupola argentata. Praticamente la luce che metterà sul vostro tavolo o divano non è diretta alla superficie, ma viene riflessa nella parabola. Quindi la mettiamo qui la lampadina e ci sarà anche un effetto magico a soffitto, perché questi forellini lasceranno uscire la luce che la vedrete proiettata nel vostro soffitto di casa. Questa è come è stata concepita da Castiglioni tantissimi anni fa. Adesso vi faccio vedere invece la lampadina tradizionale, questa ormai sono tutte LED queste lampadine, non c'è problema di consumo. In questo caso abbiamo con noi l'arco floss, quella tradizionale con lampada E27. Esiste anche la versione nativa LED, noi vi consigliamo sicuramente questa perché almeno così potete cambiare la lampadina per sempre quando volete.
Questa dà una luce più piena. Naturalmente, se siete seduti sotto e guardate la lampada, rimarrete leggermente abbagliati. Una curiosità molto interessante del foro della base in marmo. Questo foro è stato pensato da Achille Castiglioni nel 1962 non soltanto per montare l'asta, come abbiamo visto prima, ma anche per rendere facilmente trasportabile la lampada. Perché, con un video che adesso vi allego molto divertente, diceva di infilare una scopa nel foro e due persone potevano spostarla semplicemente da una parte all'altra della casa, perché il peso era decisamente importante. Guardatevi questo video che è veramente divertente. Allora, per ottenere questo, per ottenere questo sbalzo era necessaria una base economica ancora oggi è una base di marmo, come lavorate in Italia, non per lusso, ma per costo. Okay, to reach such distance we needed a very heavy basis and also an economic one. And in Italy, marble is very economic. So this marble basis was meant to be an economic and simple way to give a heavy basis to the land. Comunque, purtroppo era portare una luce a distanza. Ah, benissimo. And this is also a portable land. Ah, dice, come che questo, ecco. Questo buco è fatto. E luce fu.